qui per moderare l'incontro sulle smart communities e si parlerà di piccole comunità che hanno adottato nuove tecnologie per rendere le loro città smart, e ci faremo dire cosa significa smart. Trovo interessante che lo facciamo nel contesto della Social Media Week, perché sono i social media la tecnologia abilitante per fare questo, e che internet, grazie ai social media, sta diventando accessibile veramente ed è una tecnologia veramente abilitante per aiutare a essere, a partecipare per davvero e a collaborare per tutto, per i processi produttivi, nella democrazia, nella politica, nell'economia. È un cambio sociale epocale. Per cui c'è stata la grande rivoluzione della nascita di internet, e adesso questa qua è la seconda, per quello si dice web 2.0, cioè la seconda grande rivoluzione grazie alla nascita di internet, alla digitale, che è quella della possibilità per la gente di comunicare facilmente, immediatamente, in maniera mobile, quindi con un cellulare, con uno smartphone, un tablet, in qualsiasi momento, in maniera immediata con chiunque. Il problema è che crea un grosso divario, una grossa cesura digitale, un grosso divario fra chi l'accesso a queste tecnologie ce l'ha e chi non ce l'ha. E quindi è responsabilità delle istituzioni rendere queste tecnologie accessibili veramente a tutti e non soltanto ai privilegiati che possono comprarsi uno smartphone.